Buongiorno a tutti quanti. Oggi, grazie al nostro amico Enrico Montesi, mi ha prestato da provare Fatip il grosso. Ho detto lo storto fino a 2 minuti fa, ma non importa. Fatip il grosso. Allora, devo dire che per il prezzo che ha è davvero fatto bene. E una cosa che ho notato è che lasciando la lametta senza muovere troppo manualmente, quindi tenendo comunque nei lati così senza andare a toccare la lametta e serrando il manico, la lametta è dritta. L'ho provato 2 o 3 volte e la lametta comunque non ha grossi, non è disallineata, ecco, come era magari su altri modelli. Quindi probabile che anche questa cosa l'abbiano comunque migliorata. Dopodiché non è una cosa così grave, perché comunque basta, prima di serrarlo, dare un'occhiata nei lati, così si chiude, non è che sia tutta sta cosa, però logicamente meglio se si chiude correttamente di suo. Un'altra prova che volevo fare, che è da un bel po' di tempo che ho in testa, ho avuto l'occasione e lo faccio, lo proviamo. Io ho sempre avuto gli stirling prima che fossero certificati per l'Europa. Hanno un inci più semplice, può essere anche che le differenze non ci siano, però voglio capire se questi nuovi stirling che sono arrivati anche qua in Europa, i cambiamenti che hanno fatto per certificarli con le leggi europee, sono migliorati, peggiorati, se sono diversi. Vediamo come lavorano. Dirò la mia. Ciotolina di Elizabeth Tocchi con Omega Evo tricolore. E la lametta Muster Super Platinum. Andiamo. Ok, proviamo come pre-barba di nuovo questo della Goodfellas. Dopo vi dirò la mia su questo prodotto. Una cosa che si nota subito, a differenza del Furbo, del Noai, è proprio la consistenza, cioè è molto più liquido, quindi te ne richiede di più e quindi finirà anche molto prima. Se non hai, ne basta una nocciolina, qua ce ne vuole il doppio, quasi il triplo. E dopo l'effetto che io ho sentito in viso è che non riesce comunque ad ammorbidire il pelo come fa il Noai, quindi senti comunque sempre il pelo più, e anche la scorrevolezza non mi dà la stessa sensazione, ecco. Mi sembra come avere un Noai diluito, quindi un effetto del Noai diluito. Non è una cosa che mi ha proprio tanto colpito, secondo me il Noai è un bel passo sopra. Ok, andiamo. Vediamo se basta. Dopodiché anche il discorso di Arianna e Eva, comunque i cambiamenti che hanno fatto, un po' anche Zingari, cioè alla fine è una cosa personale, magari uno che non ha mai provato come erano prima e li prova adesso dice ma cavolo, come fai a dire che non sono buoni i saponi, che
non è che non sono buoni, sono diversi, c'è un'altra cosa. Allora, se io amo un marchio, se io mi affeziono a un marchio, come può essere per qualsiasi cosa, e dopo me lo vanno a cambiare per un dato motivo, cioè può essere anche che non mi va più, cioè se io mi innamoro di una cosa per quello che è e tu me la cambi, e non è detto che dopo mi piace allo stesso modo, no? È come un po' tradire, per come la vedo io, una filosofia che hai avuto fino a prima, cioè se sei diventato famoso, se il marchio è stato apprezzato in tutto il mondo per certe caratteristiche che aveva e tu me lo vai a cambiare perché vuoi vendere in tutta l'Europa, tu hai fatto la tua scelta e io da appassionato faccio la mia, no? Allora, devo dire che come montaggio sembra molto molto simile. Anche la profumazione non sento grosse differenze. Chiamo ancora acqua. Ok, per me è sufficiente così. La meta è bella presente, eh. Specie le discio, ad esempio, mi sembra più dolce come taglio. Ah, comunque la testina, via di forse della precisione dell'allineamento, in teoria non dovrebbe avere differenze. Ok, rade, fa capire subito chi comanda. Però come dico sempre, andiamo nel contropelo, che è quello che decide tutto.
tanto obliquo, quel pettino di obliquo. Ecco, nell'obliquo, non so perché, ma mi dà l'impressione, dico io è un po' a caldo così, di un taglio un po' più preciso di quelli che ho provato io un po' di tempo fa. Cioè, si sente la lama, ma non mi dà l'impressione di aggressività, l'impressione. Ok, adesso vediamo il contropelo che ci dirà qualcosa di più. Prendiamo un altro po' di sapone. Non abbiate mai paura di ripescare il sapone se non basta nell'ultima passata, perché andare a fare magari la prima passata con un quintale di sapone e la terza nel contropelo senza nulla non è proprio. Casomai, se preferite un po' di scorrevolezza, basta aggiungere un po' d'acqua in più, però secondo me il sapone è sempre importante che ci sia. Comunque non sto notando differenze, sinceramente, sugli stirling non sto vedendo differenze. Ariane Eva secondo me è cambiato tanto, veramente tanto, ma già dalla prima Kaiser americana a quella che dopo è arrivata qua, la differenza sulle profumazioni, proprio sullo stesso sapone, sulle prestazioni, ci sono proprio cambiati i saponi. E anche stirling qualcosa secondo me ha perso per strada. Ma Stirling qua mi sembra veramente che abbia mantenuto, mi sembra lo stesso sapone, insomma, ecco. Siamo lì. Vediamo male nel posto rasatura, però ti dà il manico, dà l'impressione che scivoli, cioè nel senso che ti dà quasi la voglia di tenerlo un po' di più, però tutto sommato meglio asciugare le mani comunque, quello sì, meglio asciugare le mani. Però adesso si sta comportando bene.
Ok. Facciamo qualche ritocchino. Qua un micro red point c'è, ma fa tipo se non ti fa capire che FATIP non è più FATIP, però veramente microscopico. Ok. Se uno si accontenta di essere pulito o ha una pelle resistente è un conto, però il carattere di fatti poi alla fine viene fuori. Ok. Non che sia un rasoio che ti toglie la pelle o ti uccide, nel senso se hai una buona mano arrivi a farti una bella barba. Però come vedete, per arrivare a un livello comunque molto profondo, con altri rasoi arrivo senza grosse difficoltà, questo qua, il graffietto e il puntino, cioè o t'accontenti o hai una pelle resistente. Cioè se devo avere un rasoio secondo me di questa profondità, che comunque non è, cioè è profondo ma non è una cosa, secondo me, a livello di esempio di R41, però a questo punto uso R41, che secondo me è più gestibile, più preciso in viso e non ti fa, a me non mi lascia tutti questi ricordini che mi lascia il fatti. Può essere che la geometria non ci vado io d'accordo, ok, con la mia pelle o col mio tipo di rasatura, però lo trovo sempre bello da usare, ma quando arrivi a contropelo capisco che non è il tipo di rasatura che fa per me, perché diventa, da efficace diventa aggressivo purtroppo, e quindi è un bel rasoio, è italiano, questo qua funziona ancora meglio, è da provare perché per il prezzo che costa è comunque da provare, ma non fa per me. Ecco. Questo è il concetto finale. Bene, post rasatura non è male, ma da quello che avevo io, qua lo sento un pochettino più, la pelle leggermente più tirata, morbido comunque, morbido sì, quasi appiccicoso, però
leggermente più tirata la pelle. Non so se è stato anche dalla rasatura col Fatip, però un filino più tirata la sento. Comunque è un ottimo sapone, un ottimo sapone che mette un po' di tires alle rose. Diciamo che, essendo che adesso in Italia abbiamo marchi, come i nuovi Pantaleg, secondo me sono qualcosa di spettacolare, ma anche comunque Abate, o comunque ci sono dei vegetali anche come Gronlicka, che sono saponi veramente fantastici. Cioè, per come la vedo io, se devo andare di taglio ovato o di americano, meglio ancora, vado con un vero marchio che ancora sia americano, tipo Declaration, McDuff, allora veramente provo il top. Questo qua funziona ed è un po' un compromesso che non so fino a quanto vale la pena fare, ecco. Però comunque è un sapone che funziona, che fa il suo, protegge, non gli puoi dire niente. Ecco, mettiamola così, non gli puoi dire niente. Proviamo col suo After, Ozark Mountain. Questa profumazione quasi resinosa, però dolce resinosa, però non come il pine, quello alpino che proprio sa di resinaccia. Da qua è una resina comunque smorzata, ecco, da altre note, che rende comunque la profumazione, secondo me, molto più portabile, ecco, è piacevole. Dopo, la cosa strana di fatti è che non è che neanche irriti, infatti io l'alcol, e Stirling è alcolico, non è che sento il viso irritato, cioè l'alcol che brucia, che mi infiamma, però c'è sempre quei 2-3 puntini di red point che ti scappano sempre ogni volta. Dopo vanno via, spariscono subito, non fai il lago di sangue, però ci sono sempre. A me sta cosa dà fastidio, perché ti porti sempre via il ricordino, che secondo me è evitabile, ecco. Ma è proprio, fa parte del carattere, di fatti, almeno sul mio viso è sempre così. Bene, dai, comunque sono contento, da un lato, che un'azienda italiana anche ascolti gli appassionati, quando dicevano questo allineamento delle lama che qua e che là, ascolti gli appassionati e piano piano faccia dei passi, mantenendo anche il prezzo, comunque dei passi in avanti. Questa è una cosa bella, perché significa che c'è un rapporto tra l'appassionato che compra e chi produce. Dai, facciamo un saluto ad Enrico Montesin, che è qua con noi. Ciao ragazzi! Eccolo qua, che mi ha prestato il rasoietto che abbiamo provato. Adesso mi farà sapere anche lui che cosa ne pensa nel gruppo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e alla prossima sbarbata. Se vi fa piacere, like, iscrivetevi, che non fa mai male. Mi rompe che la scatola di dirlo, però ve lo dico. Ci vediamo alla prossima, dai. Bye bye!